Ci troviamo all'interno del Palazzo Comunale di Faenza, nella prestigiosa Piazza del Popolo e Piazza della Libertà, luogo di ritrovo e partenza per quella che è la 20ª edizione della Gran Fondo dedicata a un campione di qualche anno fa, ma oggi commissario tecnico delle nostre nazionali di ciclismo, con lui Matteo Marzotto e lui e Checchi, che fanno di questa giornata una vera e propria grande festa del ciclismo. Hai detto bene, è una festa dello sport con tanti appassionati di uno sport meraviglioso come il ciclismo, che interpretano con una gara come oggi il vero spirito del ciclismo, perché c'è chi deve vincere, e gare leggera per vincere, c'è chi come me, come questi miei amici, certamente cercando di superare i propri limiti, però vogliamo divertirci e passare una bella giornata sulla bici, e questo è lo spirito giusto secondo me. Che consiglio vuole dare Iuri Checchi al commissario tecnico della nazionale? Ma già è partito male perché al primo raduno non mi ha convocato al raduno di Camaiore, questo... No, Davide non ha certo bisogno di consigli, è una persona che stimo oltre da un punto di vista professionale e anche umano, perché ho la fortuna di conoscerlo da molti anni, quindi sono convinto che come Paolo Bettini farà un lavoro egregio, quindi un in bocca al lupo da un grande appassionato di questo sport come tutti quelli che sono qui oggi. Cosa significa la bicicletta per Iuri Checchi? Passione, divertimento, possibilità di vedere luoghi e posti che normalmente non si vedrebbero, e stare un po' con gli amici, che in fondo quando arrivi a una certa età è una cosa che fa molto piacere. Io faccio alcune di queste gare sempre se c'è un po' di amicizia, se c'è qualcuno dei miei amici. Utilizziamo poi anche queste gare per far parlare un po' della fibrociclistica, per far parlare un po' dei giovani, e quindi insomma sono momenti belli. E questo è uno sport che ha tante caratteristiche, per cui è uno sport popolare, è uno sport trasversale, ne parlano in tanti modi, ecco, io dal mio punto di vista credo che sia una scuola di vita straordinaria. Ed è anche un modo per vedere l'Italia e appunto per far parlare di cose molto, molto interessanti e particolari. Per esempio io mi occupo di una malattia genetica e una volta all'anno per una settimana giriamo l'Italia facendo parlare di fibrociclistica e ricevendo il sostegno e la simpatia di tutta Italia, dei territori, è molto bello. È un mezzo ecologico e naturalmente... È un fatto culturale, diciamo, la bici è uno stile di vita, ecco, e al di là del consumare o del non consumare è un modo per vedere il territorio in un altro, anche assaporandone i profumi, godendo della velocità relativa. I 20-30 km all'ora permettono di vivere il territorio italiano o altri territori in modo perfetto. Pensavo di non esserci, poi questa chiamata da parte della Federazione Ciclistica mi ha permesso di disertare la Tirreno Adriatico, almeno per oggi, e di essere qui presente. E devo dire che sono contento, è una bellissima giornata, ci sono più o meno 1500 ciclisti e sarà sicuramente, spero, sarà una bellissima giornata di sport. Sono 20 anni, questa è la 20ª edizione, dalla prima a questa tutte le Gran Fondo sono state fatte per trovare qualche fondo per due squadre di giovanissimi, la Ceretolese di Casalecchio e la Zanoni di Faenza. Tutto quello che riusciamo a mettere da parte se lo dividono loro, perché sono più o meno una cinquantina di bambini che fanno attività. E siamo ormai giunti, dopo tante chiacchiere che comunque ci hanno presentato personaggi importanti, al momento della partenza di questa ormai adulta, è il caso di dirlo, Gran Fondo, riservata a tutti gli amanti del ciclismo, che amano anche, perché no, misurarsi con se stessi e con qualche avversario. Tra gli amici presenti, ex compagni di gara di Davide Cassani, anche Davide Caroli, Roberto Conti e Michele Coppolillo, oltre a Fabiano Fontanelli, che abbiamo visto in alcune immagini. Subito partenza chiaramente molto veloce, che porterà i corridori dapprima all'uscita di Faenza e poi su percorso che gli organizzatori hanno diviso in due ben distinti tracciati. Quello corto di 89 km e 1650 metri di dislivello, e poi quello lungo di 117 km e 2350 metri di dislivello. La divisione del
percorso è in località Modigliana, dove appunto chi sceglie la Gran Fondo prosegue a sinistra e gli altri invece vanno via a dritto. Si forma sul percorso lungo un drappello di 8 atleti al comando e riconosciamo con la maglia arancione Tiziano Benedetti, ma siamo già sul rettilineo d'arrivo per assistere alla volata dei 14 atleti che si sono presentati nella piazza di Faenza per andare a conquistare la vittoria. A spuntarla è Sylvester Lazzari della Rock Racing davanti ad Alfonso Verrico e al compagno di squadra Davis Cinni. Soddisfazione grandissima, ringrazio i miei compagni che hanno fatto tutto il lavoro e io praticamente ho sofferto molto le salite e mi sono risparmiato per la volata, mi hanno portato in volata e ho detto la mia. Sì, sì, l'importante era vincerla e portare, se riuscivamo, in volata Silver, che è uno dei più forti, anzi insomma è il più forte, e quindi è andata bene. Ma ritorniamo sulla Gran Fondo che dapprima ha affrontato il Monte Chioda, 10 chilometri veramente difficili su cui si sono appunto avvantaggiati 8 corridori e poi nel proseguire delle salite in programma al Monte Busca, Monte Collina, Monte Casale e Monticino, ecco che scatta quell'atleta di cui abbiamo già parlato, Tiziano Benedetti del team MGK Vis Gobbi Dedacciai, un atleta che ovviamente si appresta ad entrare da trionfatore nella piazza principale di Faenza e andare così a conquistare la sua prima vittoria stagionale in un'importante manifestazione, ma soprattutto in una manifestazione che ama fare onore a Davide Cassani, che tutti gli sportivi di ciclismo conoscono. Una vittoria ottenuta davanti al veneto Davis Miorin e a Alessandro Bertuola, corridore piemontese. Ma ora andiamo a sentire il vincitore. Un po' ci credevo, mi sono riuscito a allenarmi bene durante l'inverno e i frutti del lavoro si sono visti subito, ho potuto contare su un'ottima tattica di gara, un percorso duro e impegnativo che ha favorito forse le mie caratteristiche. E niente, una soddisfazione immensa. Percorso impegnativo e sicuramente merita. Da inizio stagione, poi il tempo è stato molto clemente, diciamo, che meglio di così non si poteva andare. La gara femminile invece è appannaggio di Chiara Ciuffini della Gobbi MGK Vis. Sì, è un grandioso inizio con una squadra fantastica, non si può chiedere di più. Una Gran Fondo bellissima, un percorso spettacolare con parecchia salita, come piace a me. E concludiamo questo nostro servizio con la premiazione di Davide Cassani.